Ti leggo Treccani per il liceo artistico San Leucio di Caserta è stata un'esperienza straordinaria. Le mie ragazze e i miei ragazzi hanno fatto un percorso di lettura, hanno letto il libro di Raffaele Cantone e Francesco Caringella, La corruzione spuzza, e le domande che stamattina hanno posto a Massimo Brai e Raffaele Cantone sono state, come dire, il momento conclusivo di un percorso che li ha visti crescere, che li ha visti confrontare con temi che sembrerebbero più grandi di loro, ma con i quali loro convivono quotidianamente. Perché la cosa pubblica, uno dei passaggi più belli di questo libro, ci insegnano, è sempre una ricchezza comune, è un bene pubblico, e la sua gestione immorale danneggia tutti, perché ci priva non solo di risorse, di opportunità, ma anche di prospettive, cioè toglie a una nuova generazione le prospettive del loro futuro. Prova poi a rispondere alla domanda, ovviamente provando a dire prima qualcosa in generale del libro. Già detto Massimo Brai della ragione del titolo, noi abbiamo recuperato una frase del Papa resa a Napoli in un momento particolare, in un contesto particolare, a Scampia. Scampia è sempre stato visto come il luogo in cui vi era il più grande mercato dello spaccio a cielo aperto, un luogo in cui c'è un grande degrado. Ecco, la corruzione è una delle cause del degrado, perché la corruzione rappresenta una perdita di occasioni, rappresenta uno strumento attraverso il quale chi ha il potere tende a mantenerlo, rappresenta un modo attraverso il quale le cose si fanno spesso peggio o peggio ancora non si riescono a fare. Secondo l'articolo 9 della Costituzione italiana, i beni culturali devono essere tutelati, ma allora perché molti di essi che non sono in proprietà dello Stato non vengono salvaguardati? Insomma, è una buona domanda. Perché in questi anni uno degli errori maggiori che abbiamo fatto, per cui secondo me si è rotta la fiducia, è che abbiamo in qualche misura abbracciato tutti, dico tutti, ovviamente per fortuna non c'è nessuna vostra responsabilità, questa ideologia che veniva prima il denaro, cioè che era più importante contare il denaro che poteva procurare un bene culturale che la sua tutela. E questo è proprio un cambio di prospettiva gravissimo che abbiamo fatto. Per creare questa mentalità abbiamo anche detto: lo Stato non ha i soldi per tutelare. E questa è davvero una delle più grandi bugie che noi abbiamo detto. Ovviamente abbiamo anche fatto delle leggi sbagliate. Io sono uno che ritiene che questa legge, lo Sblocca Italia, è una legge sbagliata, perché una legge, mi ha colpito quello che diceva prima Raffaele Cantone, in cui per raggiungere degli obiettivi che si ritengono prioritari, e sono elencati per esempio la costruzione della terza corsia di un'autostrada o altre opere, cosiddette grandi opere, noi possiamo andare in deroga ad alcune regole, e le regole erano sempre viste come un ostacolo a fare. E credo che questa mentalità dobbiamo cambiarla. Dobbiamo tornare a capire il valore di questi beni, che sono il nostro patrimonio. I padri costituenti hanno ragione. Io, te, siamo italiani proprio perché alle spalle abbiamo questa storia e questo patrimonio. E avevo una domanda per Raffaele Cantone riguardo al libro. La cosa che mi ha incuriosito di più è stato il titolo dato all'ultimo paragrafo dell'ultimo capitolo, ovvero L'Italia ce la farà. È comunque un pensiero che dà speranza, però io mi chiedo come una lettrice, un lettore adolescente oppure adulto riesca a vedere questa speranza dopo che ha letto 200 pagine che parla della corruzione e che è un fenomeno presente anche nella realtà, e soprattutto quali sono gli strumenti che possiamo utilizzare per combattere e difenderci da questo fenomeno, soprattutto noi che siamo adolescenti, e quindi riguarda la nostra vita anche futura. La maggior parte del testo pone i problemi, soprattutto come la corruzione sia presente in molti ambiti, che non sono solo quelli dei lavori pubblici, e poi ovviamente diciamo che l'Italia ce la può fare. Non lo diciamo con una logica di ottimismo banale. Io sono convinto che l'Italia ce la può fare, e sono convinto che ce la può fare soprattutto se prende coscienza dei problemi. Perché
In questa materia il primo principale problema è l'incoscienza del problema, cioè quello di pensare che tutto sommato queste sono questioni che non interessano il cittadino comune. E allora io credo che il primo grande vantaggio è quello di provare, il primo grande, diciamo, obiettivo, quello di provare a rendere consapevoli le persone sui danni della corruzione ed evidenziare anche però che c'è già una parte di bicchiere mezzo pieno. Non è un meccanismo ingenuo, è quello di provare a dire che ce la possiamo fare, ma ce la possiamo fare mettendo insieme una serie di cose che sono una repressione più forte da parte dell'autorità giudiziaria, una prevenzione che significa puntare su un'amministrazione più trasparente, un'amministrazione che sia controllata dai cittadini e nella cultura. E qui che serve a parlare ai ragazzi? Moltissimo. Perché da dove nasce la corruzione? La corruzione nasce dall'idea che è molto meglio utilizzare vie traverse che non la strada diretta. Ma io credo che sia fondamentale provare a far leggere i ragazzi. I nostri ragazzi troppo spesso sono poco attenti alle letture, soprattutto dei libri. Leggono moltissime cose che sono soprattutto su internet, pochissimo i libri. Invece i libri rappresentano qualcosa che resta. Poi riuscire a leggere un libro che si occupa di corruzione è un risultato ancora più importante, perché nel libro, un libro come quello nostro, che, diciamo, ma come altri, prova a spiegare quali sono i danni che i ragazzi pagano nell'esistenza della corruzione. Soprattutto può essere un modo per stimolarli e capire che la corruzione è un problema dei grandi, ma è soprattutto un problema per loro. Questa esperienza ci ha dato la possibilità di comprendere tante cose, ci ha dato anche la possibilità di credere nel futuro, perché principalmente in un paese del genere, dove si sentono solamente cose brutte, sia del paese che della nostra città in particolare, questa cosa ci ha aiutato molto, ci ha aiutato a comprendere come le cose possano migliorare anche grazie a noi. La mia domanda era: cos'è che ha spinto queste persone a mettersi in campo, mettersi in gioco, a lottare contro la corruzione per delle persone che alla fine fanno sempre finta di non vedere? Le risposte mi hanno soddisfatto abbastanza, perché voglio dire, alla fine la ragione siamo noi e questa è la cosa più importante.